Allora, io vi porto il saluto di Rifondazione Comunista e l'abbraccio di Rifondazione Comunista in questa occasione che abbiamo voluto insieme a Serena e di cui ci sentiamo veramente partecipi. Io, siccome devo dire una cosa che mi sta molto a cuore, me la sono scritta per non sbagliarvi, vi chiedo perdono, ma per me era molto importante dire la cosa giusta. E volevo dire che noi oggi assistiamo, da un lato, al fenomeno della frantumazione della memoria collettiva e da una parte alla sua interazione anche contraddittoria con la memoria individuale. Ognuno di noi, dai, ha avuto un nonno che poteva dire bene o male dei partigiani perché la sua particolare vita l'ha portato da una parte oppure dall'altra, ma è la memoria collettiva a cui noi dobbiamo dare il nostro interesse. E dall'altra c'è una pressione notevole delle memorie sulla storia, perché il Novecento ha dato una notevolissima quantità di eventi, per lo più disgraziati, come sappiamo, e quindi tutta una serie di memorie, tantissime memorie che tardano ad essere storicizzate, che diventano purtroppo occasione politica per riprendere spazio, a volte per rifarsi una verginità e diventare vittime, che è un ruolo decisamente più presentabile di quello di carnefice. La storiografia per sua natura richiede lentezza di rielaborazione, ricerca, documentazione, ma soprattutto pulizia di intenti. Parzializzare la storia, raccontarne un pezzo sì, ma un altro meglio di no, decontestualizzare gli eventi è un'operazione gravissima, lo sappiamo tutti, perché ogni volta che si costruisce ad hoc una verità, ad uso e consumo del proprio presente, si commette un altro crimine. Qui invece la verità emerge, non abbiamo bisogno di costruirla, è già narrazione storica e insieme memoria ed è fatto documentale. Dobbiamo solo garantire, ed è questo che mi importa, che non venga manipolato questo fatto, mistificato o seppellito. Noi siamo abituati a celebrare o i nostri eroi o a ricordare le colpe degli altri. Ma qui abbiamo un altro ruolo, ricordare ciò che è accaduto e denunciare il tentativo di farne scomparire la memoria. Guardate, non si tratta di un'ossessione commemorativa. È ben vero, come scrive il direttore di Friuli Sera, che non ce ne lascia mai passare una, forse giustamente, che forse le troppe commemorazioni possono finire per farcele passare così, perché ogni giorno commemoriamo qualcosa. Ma se mi chiedete se vale la pena di trovarci qui oggi a ricordare cosa è iniziato il 6 aprile 41, io vi dico di sì, che vale la pena. In questo caso vale proprio la pena, perché non è testimonianza questa e non è neppure memoria, ma è denuncia. È denuncia di un uso politico del passato, per cominciare, e se vogliamo, per dirla tutta, anche di un certo revisionismo che rientra in tutti i libri di storia dalle elementari in poi. Un senso rancoroso, denso, del revisionismo è pane quotidiano della destra, e c'è di più. Negli ultimi anni si è consumato un vero e proprio blackout di memoria fra le generazioni, una perdita sempre più grave anche di conoscenza storica e non soltanto da parte dei giovani. La storia ha smesso così di rappresentare il terreno costitutivo e imprescindibile di un'identità collettiva. Ha smesso il compito di educazione politica. Mentre la memoria può rivelarsi un materiale esplosivo se usato strumentalmente, una riserva inesauribile di munizioni. Ebbene, in questo tempo di guerra segnato dalle mistificazioni, dalla propaganda, dalla replica dei peggiori meccanismi che muovono il capitale, dovremmo inneggiare alla pace. E certo, e lo facciamo. Chiediamo, anzi esigiamo la pace fra i popoli. Ma se qui, l'ho già detto, se siamo qui non è per commemorare o testimoniare, è per denunciare. E io mi dispiace, non voglio fare la pace con chi mi chiede di non ricordare. Ed è per questo che io e Rifondazione è qui. Grazie.